Covid, oltre 3.500 nuovi casi, quintuplicati a Roma, effetto degli europei, speranza, vaccino essenziale anche per under 40. Green Pass verso cabine di regia e CDM domani, le regioni al governo, certificato obbligatorio in zona gialla, rivedere indicatori sui colori. Impennata di contagi in Francia, 18.000 in un giorno, il ministro della salute, aumento mai visto, nel Regno Unito sale il numero dei decessi. DDL Zan, oltre 1.000 emendamenti, Salvini, dialogo e li togliamo, il PD, testo attuale resta il migliore, battaglia anche sulla giustizia. 20 anni dal G8, Genova ricorda Carlo Giuliani, ucciso negli scontri dell'ex carabiniere Placanica in Piazza Limonda, le note di Manu Chao. Jeff Bezos nello spazio con la sua navicella, è il giorno più bello di sempre, a bordo anche il più giovane e la più anziana, ma è in orbita. Tokyo 2020, tra ondate di caldo, defezioni e Covid, il presidente del Comitato Olimpico, se contagiati aumenteranno, non escludo la cancellazione. Paola Egonu, punta della nazionale italiana di pallavolo, porta bandiera olimpica all'inaugurazione. Buonasera, buonasera a tutti voi dalla TG1. 9 giorni dopo la finale degli europei arriva l'effetto degli assembramenti sulla curva dell'epidemia. Quintuplicati i casi a Roma, più di 500, mentre in tutta Italia sono oltre 3.500. 10 i decessi. Vaccino essenziale anche sotto i 40 anni, dice il ministro Speranza. Sentiamo Carlotta Manno. L'1,6% è l'unico dato buono di oggi, il calo del tasso di positività. I contagi invece continuano a salire, 3.558 in più rispetto a ieri, ma a fronte di quasi 220.000 tamponi.